La beata Sandra Sabatini fu una ragazza che morì in un incidente stradale nel 1984, aveva solo 22 anni. Quando scoprirono il suo diario, si vide che lei aveva un rapporto, un dialogo con Gesù veramente sentito e profondo, e questo episodio, insieme ad altri, comportò il processo di beatificazione e ella venne definita la santa fidanzata. Perché? Perché si vide che nei suoi pensieri e anche nella sua relazione con il suo fidanzato Guido c'era un percorso di incontro con il divino, un percorso di crescita in funzione dell'incontro con Dio. Ecco, è molto interessante su questa scia far partire una riflessione sul senso del fidanzamento, che sicuramente, come il matrimonio, come oserei dire qualsiasi relazione umana in generale, va intesa come un incontro di anime che si donano, che si trasmettono la propria vita, quello che hanno dentro. Quindi il fidanzamento, il matrimonio, così come l'amicizia, così come qualsiasi relazione umana, va vissuta, va sentita, va percepita e creduta un incontro di anime in funzione di una planimetria che è quello di un progetto salvifico universale. Perché ricordiamolo, la vita umana non è un caso, noi siamo stati pensati e amati individualmente. E la beata Sandra Sabatini scriveva queste parole nel suo diario l'8 agosto del 1981. Tra l'altro erano esattamente 6 giorni prima che io venissi al mondo, il 14 agosto, appunto, pochi giorni dopo. Quindi queste parole bellissime le scrive l'8 agosto e dice: credo che se può esistere l'amore, esiste anche Dio. Ora, per me il Signore diventa qualcosa solo nella misura in cui sono amore. Nulla è o è stato per me il Signore quando non amo. Mi sono accorta parecchie volte di credere di amare mentre era amore senza carità. È molto interessante perché successivamente a questi passi lei dice che la vocazione verso Dio, cioè il sentire che la nostra vita va consacrata a Dio, non è un fatto esclusivo alla relazione di coppia, ma è un fatto inclusivo, perché è proprio la vocazione che ti permette di vedere nell'altro un'anima e quindi l'immagine stessa di Dio. Quindi vedere nell'altro Dio è non solo compatibile con la vocazione di consacrarsi a Dio, ma direi assolutamente indispensabile. Anzi, si potrebbe dire proprio in modo più generale che su questa scia, su questa sensibilità di percepire la relazione, non è possibile altrimenti. Cioè, se tu ti voti a Dio, non puoi mettere gli uomini da una parte, l'umanità da una parte e Dio dall'altra, perché quello diventa uno scisma, una lisi che non è compatibile neanche col cristianesimo. Cioè, laddove c'è Dio c'è l'uomo, questo è proprio l'insegnamento dell'incarnazione. Ma data questa premessa sul santo fidanzamento, chiamiamolo così, io vorrei aggiungere questo, che nella mia personale sensibilità e modo di pensare, il santo fidanzamento ancora non è sufficiente per una pienezza della relazione. Ci vuole un fidanzamento come monachesimo. In che senso? Beh, il monaco decide di ritirarsi, ok, in un monastero, in un tempio, di ritirarsi e fare il suo periodo di silenzio, il suo periodo di castità, il suo periodo di disciplina. Tutte le attività che fa un monaco, ecco, andrebbero
portate laddove c'è la relazione con l'altro. Quindi l'altro, in questa prospettiva del fidanzamento come monachesimo, l'altro diviene un tempio nel quale officiare noi stessi. Il corpo dell'altro diviene un altare nel quale sacrificare noi stessi, e quindi l'altro diventa quella relazione con Dio, quella relazione che la stessa relazione che può che ha il monaco, questa relazione interiore di dialogo con Dio, che si affranca quindi dalla chiacchiera, dal superfluo, dall'inessenziale, e si vota soltanto a ciò che lo edifica, e parte dal visibile per giungere all'invisibile. Alla stessa stregua, l'altro, quindi l'altro al quale io che amo, mi permette di amare Dio. E tanto più amo l'altro, tanto più amo il Signore, Dio, e viceversa. Quindi non è possibile che l'uno esclude l'altro. Cioè, uno che ti dice io non posso amare te perché amo Dio, è uno che non sta lavorando per la verità, perché la verità di Dio è che Dio si è fatto uomo. Infatti Dio è morto per tutti noi, questo è il più grande atto di amore di Dio. Quindi il santo fidanzamento, sì, il fidanzamento come percorso di crescita, di avvicinamento a Dio, sì, però non basta. Bisogna pensare ancora più, in modo più integrale. Il partner, l'altro, la persona che tu ami, deve diventare un tempio. Il suo corpo deve diventare un altare, e va intrapreso un percorso di concordato, di disciplina interiore. Quindi non la ricreazione, non l'inessenzialità, ma periodi volontari l'uno per l'altra di limitazione volontaria della chiacchiera, dell'eufemismo, del piacere, della ricreazione. Ecco, quindi il fidanzamento come monachesimo ha come implicazione che laddove c'è una relazione basata sul possesso, sul controllo, sulla mancanza di fiducia, siamo proprio per questo agli antipodi, anzi siamo alla negazione del fidanzamento come monachesimo. Laddove si vive il fidanzamento come monachesimo, quindi come oblazione di se stessi per l'altro, deve scomparire ogni senso di paura, di mancanza di fiducia, di controllo dell'altro, di desiderio di possesso e così via. Deve esserci un abbandono per l'altro che inevitabilmente ha come, non come conseguenza, come presupposto necessario, l'abbandono di ogni fobia, paura, immaginazione, perché questa sfera fa parte dell'inessenziale, dell'involucro esterno. La scoperta dell'altro come immagine di un progetto che viene dall'invisibile e che diventa pienamente compiuto nel visibile, attenzione, e quindi nel corpo, ha come premessa, e poi da questo consegue, il fatto che ogni paura deve scomparire. Perché appunto è evangelico, il Signore dice non aver paura, vi ho dato il potere di sconfiggere ogni male, sarò con voi fino alla fine del mondo, io sorgerò e così via. E così deve essere visto il rapporto con l'altro, che diventa quindi abbandono monacale all'altro. Altro da dire è che appunto la relazione con il corpo e quindi con la carne non è una relazione che deve comportare un senso di peccato, di rimprovero su se stessi, ma anzi, in senso paolino, il corpo è esattamente il tempio in cui lo spirito si è scelto come dimora. Va però considerato per quello che è. Il corpo dell'altro non è il trastullo, la fonte del tuo piacere, il tuo passatempo, ma è e va considerato come quando si supera la soglia di una chiesa, e quindi con il rispetto, con la
l'austerità di un tempio, di tutto il corpo, perché uno non può adesso iniziare a venerare la porta e le finestre, no, cioè la Chiesa è la totalità del corpo e anche appunto un corpo che è anche esteso, un corpo esteso che è fatto di totalità, di relazione, la relazione col corpo, quindi diventa vera e propria liturgia, cioè lavoro sacro, l'altare, altar, posto in alto, quindi si capisce che l'intera relazione in questo modo diventa opificio divino. Il monaco che si immola nell'altro. Allora a questo punto i due veramente e veramente in questo senso e questa volta i due diventano immagine stessa dell'uno. Chiaramente questa cosa non si può fare così per gioco, deve essere un percorso, un modo di sentire, una vocazione, una scelta e soprattutto quando insorgono paure, desiderio di controllo, fobie, immaginazioni, fantasie, gelosie, va assolutamente considerato che tutte queste fenomenologie sono demoniache e impediscono proprio il fidanzamento come monachesimo. Spero che la riflessione sia stata utile per qualcuno.